Bentornati nella terza puntata di One Piece, la serie Netflix del 2023. Serie che a quanto pare ha superato Mercoledì e Stranger Things, nel senso in quanto a visualizzazioni. Siamo dito al culo comunque. Mi piace vantare come One Piece stia emergendo in questa maniera, come anche i plebei che non guardano gli anime siano costretti ad ammettere che è fantastica. Allora, a che punto della serie eravamo arrivati l'ultima volta? Zoro era stato liberato, Nami è stata arruolata, abbiamo visto la storia di Shanks e abbiamo incontrato Buggy. Sì? Quindi dovremmo vedere la puntata su Sanji oggi? Mi pare che era finita che inquadravano quello della Marina che aveva arrestato quello con la mascella di ferro. Sì, ok, che Garp l'aveva arrestato, ok. Iscrivetevi, mettete like e fate bordello sotto il video con i commenti. Mettete commento, fate bordello. E noi invece oggi abbiamo appena pubblicato il primo episodio. Devo dire che se YouTube non ci fosse ama. per YouTube che ci odia profondamente e ci Ci fa guerra ama. dall'inizio dell'apertura di questo canale, sarebbe andato anche bene il video. No, veramente ci ha buttato giù un video, perché abbiamo la metà delle visual che dovremmo avere. Ah, Però va bene. ringrazio chi nei commenti ha dato un po' di delucidazioni, cose. Io ve l'ho detto, non mi ricordo niente perché l'ho vista un sacco di tempo fa, nel senso ormai sono alla puntata, mi pare 800, quindi le prime stagioni non me le ricordo, un sacco di dettagli me li sono persi, eccetera. A proposito, ho notato mentre modificavo il video che hanno aggiunto il dettaglio di una certa persona presente durante l'esecuzione di Gold Roger. Era lì quella persona, c'è stata una fugace Hanno inquadratura. fatto vedere un tizio, mi pare, in mezzo alla gente. No, non credo che tu l'abbia notato perché non si notava a meno che non lo sai. C'era un mantello verde, dico solo questo. Se non sai che deve essere lì, Magari non era credo uno si col noti. mantello verde a caso. No, non è un a caso. E invece no, non credo che sia la sua Sanji questa puntata. Perché? Guarda che c'è. E chi è? Vabbè. Dovrebbe essere. Come si chiama, in termine tecnico, il tizio che la vedetta, che fa da vedetta, no? Vedetta. C'è un ragazzino che fa da vedetta a sto posto. È un villaggio, Siamo immagino messi che male. abbiano di meglio. Questo ragazzino ha fatto tutta la città a corsa. Ecco, sempre lui. Ah, Mazzafionda. Giusto. Aso. Mazzafionda. Ci faccio correre te al riparo, idiota. Il naso è un po' piccino. Dovranno passare sul mio cadavere. Non c'è nessun pirata. Ormai non se ne vedono da Ed è anni. qui che ti sbagli. So che arriveranno da un momento all'altro, ma non temere, il gran Ah, lui è il capitano ragazzo ti che sta gridava al dicendo. lupo al Non lo lupo. smetterai di sprecare la tua vita, Usopp. È Ah, non gli patetico. credo, Stanno veramente. arrivando i pirati. I pirati. I Usopp pirati. lo chiamano. Perché io lo chiamo Aso? Mi piace di più come lo chiamo io. Vedi, cioè, è il tratto distintivo di Usopp, il naso. C'è un naso normalissimo. Ce l'ha anche più piccolo della media, in realtà. Come lo chiameranno? Naso piccolo? Potevano fargli qualcosa. È pronto! Bellissima! E cosa sarebbe? Il nostro Jolly Roger! Non siamo una ciurma e quello non lo metti sulla mia barca. Fa ridere No, perché ci c'è anche sarei io! nell'anime. Se non te l'ha provato lei, figurati lui. Questo sgorbio. Nami, credo che il bagno sia rotto. Non abbiamo un bagno. Ah, allora c'è qualcosa che perde. Cosa? No. Aia! Poverino, sto soffocando. Le sta tossendo nell'orecchio. Stiamo imbarcando acqua, che cosa hai fatto? Non ho fatto niente. Beh, vai sempre in giro con quelle spade, avrei rotto qualcosa. Brava ladra che sei, potevi rubare una barca migliore. Ehi, ragazzi, ok, riunione di ciurma. Non Non siamo siamo una una ciurma. ciurma. Ci serve un'altra imbarcazione per arrivare alla rotta maggiore. Una vera nave pirata, degna dei pirati di cappello di paglia. Aspetta, pirati di cappello di paglia? Sì, ho pensato che suona bene. Demoni suona bene, un cappello di paglia non fa paura. Perché i pirati dovrebbero far paura? Il punto è, Demoni. dove la prendiamo? I demoni di cappello di paglia. L'arcipelago Non era Nuovo, male. forse riusciamo a raggiungerlo prima di affondare. Lasciamo questa e ne prendiamo un'altra. Bene, una con un bagno, magari. Ottimo lavoro, navigatrice. Se non hanno un bagno.
Non fare domande. Perché sono stato trascinato in questa situazione? Ma lui per quanto ce lo portiamo appresso? Per un bel po', resterà, diventa amico suo. Ho detto muoviti. Un amico merda, cioè abbiamo tutti un amico merda. Che cosa credi di fare? Ho già fatto il nodo. Non avrebbe retto, stavo solo cercando... Di mettermi in cattiva luce? Pensi di poter fare tutto quello che non so fare? No, volevo solo aiutare. Cadetti, chi di voi due ha assicurato questa corda? Lui, signore. Chiedo scusa. Sì, signore. Promosso. È un bel nodo, figliolo. È passato molto tempo in mare. Secondo me aveva già visto la scena. Perché non vieni con me e lasci questi esercizi alle reclute inesperte? E io invece? Trova una corda e fai pratica. Credevo che tuo padre ti avesse addestrato meglio. Sei abituato bene, eh? Non ci posso credere. Quel clown valeva 15 milioni di berri. Che troia. Dovevamo portarci la sua testa con noi in un sacco. E quale marin ti avrebbe mai pagato? Era anche comoda da portare. In realtà sei ricercato anche tu adesso. Se contiamo anche la piratessa, erano 20 milioni. Non ci avevo pensato. Continua a fare il calcolo. Sei peggio di Nami, guarda. Hai trovato la nave? Ha delle inquadrature particolari. Hai spinto la barca a largo come ti ho detto? Certo. Sì, tipo... Nessun marin ci cercherà qui. Inquadra tutti dal basso e soprattutto c'è tipo una messa a fuoco strana. Tipo come se facesse questo effetto... Però mi piace, mi fa ricordare un po' il cartone. Non lo so. No, in realtà a me no, perché sembra effetto allucinogeno. Sembra che siano tutti drogati e vedano tutti in questa maniera strana. Ah, poi, mi piace. Perché mi inquadri? Cioè, tipo Nami da sotto, probabilmente se la inquadri dall'alto è ancora più bella. Perché queste inquadrature strane? Stupido clown. Lasciate solo mettere le mani su quel piccolo, ridicolo nanerottolo gommoso! Beh, era ora che qualche sostituto personaggio secondario si facesse vivo. Ora togliti dalla luce! Scusa, ma l'hanno lasciato qua, cioè, sull'isola? Cioè, lui in 3 secondi potrebbe riassoggettare tutti. Che figo. Siamo chiusi. Chi è questo? Lo show è in pace. Lo conosci? Aspetta. Arlong vuole parlarti. Arlong. E chi è? Beh, puoi dire ad Arlong che io non accetto richieste. Ah, è un uomo pesce, ok, sì. Mazza, così forte. Sono fortissimi. Sono proprio più forti degli esseri umani. È il loro tratto istintivo, infatti. Non mi ricordavo che avesse a che fare con Arlong. Oddio, quante cose ho dimenticato. Ok, allora. Buon motivo per abbonarvi e proporre One Piece come nuova serie del canale, così posso rivederla. Vuoi rubare una nave? Perché? Tu come speravi di fare? Non lo so, ma non possiamo rubarla. Che razza di pirata sei? Se li faceva sti problemi? Una nave non è solo una nave. È parte della ciurma. Dobbiamo trovare quella perfetta e prenderla nel modo giusto. Ok, dillo. Penso fosse questo il problema, non il fatto di rubare. Esatto! Esatto! Me la regala! Quindi come facciamo davvero? Cerchiamo una nave e le falle nella sorveglianza. Chiaro. No, tipo con il cibo non si fa nessun problema a rubarlo. Io non mi ricordavo molto la nave se faceva problemi. Ma infatti non è che si è fatto il problema di rubarla, si è fatto il problema che deve essere la nave giusta. Quello ok. Eccola. A lei? Sì. Dici che con 20 milioni se la compravano. Fa pasta. Come si chiamava la prima nave? Aspetta. Bellezza, eh? La Sunny e la seconda. Questa si chiamava... Sai parlare? No. Sono qui. Questa nave è incredibile. Già. Nessuna nave del mare orientale le sta dietro. È perfetta. Puoi dirlo forte. Lo voglio. Lui è il tizio che ce la venderà. Un attimo. Cosa? Sì, la nave. La prendiamo. Tecnicamente lei non è in vendita, eh? E tecnicamente io non sono un venditore. Almeno lavori qui. Certo che lavoro qui. Sono capo tecnico responsabile rimozione sedimentazioni e residui aviari. Sedi cosa? Gratta via i crostacei e pulisce la merda di gabbiano. Non può aiutarci. Ehi, certo. L'avevo capito. E come? Si dà il caso che la proprietaria della nave sia un'amica, anzi migliore amica. La tua amica è proprietaria di questa nave? Non solo di questa, lei possiede tutto il cantiere.
Posso trovare un accordo con lei? Beh, non costa nulla farle un saluto. Ma già niente qualcosa, secondo me. Che cos'è amichevole con questo ragazzo? Penso perché l'ha inquadrato bene. E poi comunque... Vabbè. Vediamo cosa sai fare a non dare corde. Kaia mi ha autorizzato a venire qui ogni volta che voglio. Wow. Perché stiamo passando dal retro? No, non uso mai l'ingresso principale. Questo sul retro è l'ingresso VIP per gli ospiti speciali. Questo tizio le spara grosse. Ma fin tanto che ci fa entrare, chi se ne importa? Ups, sapete, in realtà c'è un ingresso ancora più esclusivo. Che diamine ci fai qui, Usopp? Luci, come va? Kaia mi sta aspettando. Un'altra delle tue balle? Non sei il benvenuto qui, e lo sai. Non so di cosa parli, sono qui per dare un regalo super speciale a Kaia. Usopp, che splendida sorpresa! Kaia! Abbastanza azzeccata. Anche lui. Non devi presentarti senza preavviso. Che assurdità, Krador. Sei venuto a raccontarmi un'altra storia. Adoro ascoltare le tue avventure. Ho qualcosa di meglio. Dei membri della mia ciurma. Sta parlando di noi. Piacere di conoscervi. Dovete tutti restare per cena. È un po' all'ultimo minuto. È il mio compleanno. No. Non sarà un gran problema, no? Farete un bagno e vi cambierete prima di cena. Perché no? Non mi ricordavo che era il giorno. No. Pure io ho rimosso un sacco di cose. E comunque che ci fai qui? Non dovresti prepararti? Volevo darti il tuo regalo di compleanno. Un sasso. Una perla gigante. È gigante. Non è stato facile prendere. Sì, ma a lei gli piace. Creata da un gigantesco pesce rosso mostruoso. Perché sono fiabe che la fanno uscire dalla realtà in cui sta, perché lei non si può muovere di casa. Come ti senti ultimamente? Come sempre. Che c'ho? Quando stai male da tanto tempo. È malata, non so. Anche se sospetto una cosa, ma non mi ricordo. Per queste persone il punto non è cosa ti serve, ma cosa desideri. Oh. Che cosa dovremmo indossare? Tutto quello che ti pare, quando ti ricapita l'occasione di indossare cose così belle. Che ne pensi? Che sembri Nami. Andò a spararsi. Tu cosa ti metti? Pigiama, lui. Qualcosa di nero. Qualcosa di nero. Originale. Penso sia la vestaglia dopo la doccia. E questo? Sempre Nami. Io ho detto che mi vesto di nero. Vi odio, ragazzi. I ricchi non rimangono ricchi regalando cose. Vuoi scommettere? Ma non è nero. O sì? No, è dorato. Notevole. Ma gli piace. Stento a crederci, signorina Kaia. È diventata davvero una splendida donna. Lui vabbè è uguale. Allora, il personaggio. Sì. Perché ha delle cacche dorate sulla giacca? Sa, quando i suoi genitori mi hanno accolto, non avevo niente. Quando poi sono morti, beh, diciamo soltanto che è stato un onore ripagare la loro gentilezza e la sua, offrendo il mio servizio in questi ultimi 3 anni. Fai così tanto per me. E non come maggiordomo, ma come amico. So bene che posso essere un po' iperprotettivo alle volte, ma è soltanto perché non immagino di cosa sarei capace se dovesse accaderle qualcosa. Potresti rilassarti almeno un pochino. No, beh, stessi movimenti. Ci proverò. Potrebbe essere il mio regalo di compleanno. Mi piace l'attenzione ai dettagli. Sta attento, idiota! Scusa, è un riflesso da chef. Vuoi avvelenarti per caso? Mi ricordavo una cosa del genere. Quel tè era sospetto. Tutto deve essere perfetto questa sera. Più di ogni altra. Loro non stanno con lui. Mi sa di sì se sanno dell'avvelenamento. Ma esiste sto gioco? Sì. Che gioco è? Boh. No. Mahjong? Pensi troppo, figliolo. Non vinci le guerre se sei troppo preso a difenderti. Non sono molto bravo, signore. Sciocchezze. E che ti ostacoli da solo. Ora. 2 minuti. Esatto. Perché hai agito con decisione.
Con i pirati è lo stesso. L'azione è l'unica lingua che capiscono, per questo dobbiamo parlarla più forte. Vedo comunque tutto strano. Mi ricordano quella volta che ho ucciso un drago. L'ho cucinato sulla fiamma viva e l'ho mangiato tutto da solo. Va bene. No? Ma pure a Rufy piacciono un botto le storie di Asop, lo adora quando si inventa queste cose. Comunque nell'anime praticamente non lo facevano più vedere il ragazzino. Cioè no, lo facevano rivedere dopo tanto tempo, ti facevano vedere ogni tanto che cosa combinava eccetera. Però qui invece penso che abbiano scelto di farti vedere i percorsi sia di Rufy che del ragazzino, proprio come se fosse a specchio, e ti fanno vedere insieme come stanno percorrendo. Zoro! Ma l'ho trovato meno. Ho già tutto quello che mi serve. No, sotto vedi che c'ha la camicia dorata. Voglio vedere Nami come è vestita. Gestisco i conti della famiglia, sia quelli personali che quelli professionali. Danni. Affascinante. Sa, sono... Affascinante. Sempre stata interessata alla complessità del settore della costruzione navale. Oh. Posso annunciarvi? Quanto mi piacerebbe se facessero la carne come nell'anime. Proprio i coscioni con l'osso e il... Ah, quanto mi piaceva. Assolutamente raggiante. Certo, un filo di rossetto, qualche tipo di colore in faccia. Capito che deve sembrare malata il più possibile, però. Quel vestito ti sta d'incanto. Grazie. Era di mia madre, uno dei suoi preferiti. Scusami, io... Non scusarti. Sono sicura che converrebbe che ti sta meravigliosamente. È più carina di quello che pensava. Hai un che di familiare? Ne dubito, signore. Il Funky Bar, l'isola di Mirror Ball. Le assicuro che non sono mai stato avvezzo a frequentare quel tipo di ritrovo. Kaia, mi chiedevo se potessimo scambiare tu. Non ci ha capito dove l'ha visto, secondo me. Del cantiere, che dovremmo proprio discutere. Merry, mio caro amico, con te si parla sempre di affari. Stasera. Merry, se non sbaglio il nome della nave. Possiamo festeggiare. Vogliamo spostarci in sala da pranzo? Beh, no, Merry. Perché non mi ricordo? Merry era il nome della nave. Ma lo scopriamo, dai. Niente. Mi dà fastidio non ricordarmelo. Ma sapete i piatti che ci hanno incollati amori? Sa che alcuni cibi possono compromettere la sua costituzione. Bucci ha preparato la sua zuppa speciale. Tutto blu quello che mangia lei. Compleanno dovresti poter mangiare quello che vuoi. Le condizioni mediche della signorina Kaia richiedono che io sorvegli le sue esigenze alimentari. Devi anche parlare per lei? Prendo io il suo pesce. Ma stasera a mezzanotte diventerò l'unica proprietaria. Ah, beh, è fantastico perché vogliamo comprare una nave da te. Usopp mi ha detto che siete marinai. No, non siamo marinai, siamo pirati. Ora ci divertiamo. Pirati? Non navighiamo insieme da molto, però abbiamo già sconfitto un clown malvagio, fatto irruzioni in una base dei marine e sconfitto un capitano con un'ascia al posto della mano. Sembrano molto simili alle tue avventure, Usopp. Sì, è pazzesco. Oh sì, e abbiamo appena iniziato. Scendi immediatamente da lì. Essere un pirata è sempre stato il mio sogno da che ho memoria. E finalmente lo sto trasformando in realtà. Siamo diretti verso la rotta maggiore, dove ci aspettano ancora più avventure. E alla fine del viaggio troverò il tesoro supremo per diventare il re dei pirati. Dici sul serio? No! Kaia, hai una nave meravigliosa là fuori. Una caravella con la polena a forma di pecora. È la nave che ci serve per inseguire i nostri sogni. Prometto di prendermene cura, di trattarla come ogni altro membro della ciurma. Perché una nave è anche una casa. Direi che può bastare! C'era da aspettarsi che Usopp portasse della gentaglia alla nostra porta! Crador, va tutto bene, io... Guarda che cosa hai fatto! Hai turbato la signorina Kaia! No. Tutti voi, uscite di qui immediatamente! È tardi, lasciali restare per la notte. È andata piuttosto bene. Certo, però che culo lui, oh! Cioè, questi sono venuti proprio il giorno in cui lui doveva... Il giorno del compleanno, quando quella sta per avere tutto il porto, tutto nelle sue proprietà. Interrompo qualcosa? No, mi hai appena salvato da una nuova sconfitta. Abbiamo trovato il relitto di una nave abbandonata. No! C'era questo a bordo. Non saranno andati lontano. Raduna una squadra di sbarco e preparatevi all'attracco.
voglio che quei pirati siano trovati. Sì, signore. No. Mannaia. Lui. Cosa? Il tuo ruolo di cadetto senior si è rivelato ingiustificato. Il nepotismo non può portare troppo lontano. Questa è la tua chance di mostrarmi cosa sai fare, cadetto. Sta nero quell'altro. Cielo, intendevi farmi prendere un colpo? Sono desolato. Che poi è un nepotismo che non ha senso, perché il padre è stato arrestato, quindi non vale più il nepotismo. Tendo ad essere silenzioso come un gatto. Devo parlare con la signorina Kaia immediatamente. Questa idea di trasferire l'intera attività cantieristica a te è altamente inusuale, per usare un eufemismo. Gestisco l'azienda per conto della signorina Kaia da anni, dunque è naturale che affidi gli affari di famiglia a me finché non potrà occuparsene da sola. Tuttavia preferirei discuterne direttamente con la signorina. Questa è la sua volontà, Mary. Vorrei sentirlo dire da lei stessa. Quella ragazza ne ha passate abbastanza. E non consentirò ad alcuno di approfittarsi di lei. Fatto bene. Crador? Almeno provaci a scappare. Oh, urla. Ah. Sì, è fatto bene, cazzo. Vedi perché si aggiustava gli occhiali così? No, no, lui è fatto bene. Porca troia. Non c'era un altro modo per chiedere un autografo? Insomma, diciamolo, i fan sono diventati davvero tossici. Oh, non sono per niente un tuo fan. Oddio. Oh! Fatemelo vedere bene. Sono venuto a ricordarti qual è il tuo posto nella catena alimentare. Non capisco se mi convince. Mi sembra grosso. Marlon, piccolo mio. Non piccolo mio. Per me sono un pesce piccolo, la pirateria è più un lavoretto part-time. Kurobi mi ha riferito che avresti saccheggiato Orange. Cosa? Saccheggiato? Dovevi vederla prima che arrivassi, guarda, cadeva praticamente a... Sei noioso, clown. Fermo. Lo sai chi è che ti sta realmente mancando di rispetto? È quel cretino gommoso col cappello di paglia che si fa chiamare Luffy. Mai sentito nominare. Ha appena distrutto una base dei Marina Shellstown e ha rubato una mappa della rotta maggiore e ora va blaterando di trovare il One Piece. Perché non facciamo che tu mi lasci vivere e io in cambio ti aiuto a trovare Luffy? Non so se Arlong mi convince a livello di costume e tutto, però beh, aspettiamo di vederlo bene in azione. Ehi, Zoro! Chiudi la bocca. Ha capito lui che è. Sì. E dov'è che vai? A farmi un drink. Ah. Questo posto è un labirinto. Non era per quello che era sveglio. E tu? Che sarà perso dentro. Mi sa. Spuntino di mezzanotte. No, sta cercando da bere. Il mio naso ci porterà in cucina. Ti conviene affidarti a qualcuno? Nami. Camera sbagliata. Va tutto bene. Scusami, questa casa è gigantesca. Stavo solo cercando il bagno. Con una federa. Sono malata, non idiota. Quindi, in fondo è vero che siete pirati? No, no, in fondo, anche in superficie. Siete pirati, ma sono quella che sono. Non chiederò scusa per questo. A dire il vero, trovo alcuni soprammobili piuttosto pacchiani. Preferisco darli in beneficenza. Non voglio la carità. No, certo che no. Dico solo che senso ha avere così tanto se non lo si può condividere con gli altri. Con chi ne ha bisogno, con la famiglia, gli amici. Quindi siamo amiche ora? Non mi conosci nemmeno. Ma Usopp sì, e è già un inizio. No, in realtà neanche Usopp la conosce. Comunque c'avevi ragione tu, prima Usopp di Sanji. Sì. Kaia, stai bene? Domanda stupida. Tutti si muovono intorno a me con cautela, come se un passo falso potesse rompermi. Non voglio la tua pietà. Allora non l'avrai. Anche tu non riesci a dormire? Tutti svegli in questa casa. È tutto vero quello che hai detto? Tutto vero? Niente in confronto alle tue avventure? Già.
Diamine! Vorrei tanto poterlo fare, ma non posso andarmene. Kaya ha bisogno di me. Che caro. È tipo la tua ragazza? Ci conosciamo da anni, da quando è morta sua madre. Non aveva nessuno, così i miei genitori gli diedero un lavoro al cantiere. Mi fa sentire meglio. Lei è piuttosto la mia migliore amica. Ecco la mazza fionda. E lei ne ha sofferto. Stavo da pure prima, Cicci. Non l'ho vista. Quel giorno ha cominciato a stare male. Non è che questa sta male perché la avvelenano quelli. Buonasera. Perché? Penso avessi capito quando hanno parlato di veleno. No, ci sono arrivato ora. Sì, credo che la stiano avvelenando lentamente. Per levarsela da... Sì, per levarsela dai piedi, per avvicinarsi di più loro, perché lei è bisognosa. Comunque fatto sta che lei ha intestato all'altro tizio delle proprietà, a Crawford. Hai mai perso qualcuno di molto vicino? No. Sì, invece... Che invidia, disse la ragazza ricca. Conversare amichevolmente non è il tuo forte, eh? Ah. Ha la risata più bella del mondo. Però non penso di piacerle sul serio. Tu che dici? No, ti guarda con gli occhi sognanti. Lo chiedi alla persona sbagliata. Ti piacerei? A me piaci sul serio. Ok, non è quello che... lasciamo stare. Wow. Hai una mira notevole. Ho preso da mio padre. È un pirata famoso. Non me lo ricordo molto perché prese la via del mare quando ero un bambino, ma un giorno tornerà. Vi giuro, sta cosa non me la ricordavo minimamente. Yasop. Ah, oddio, forse sì invece. È tuo padre? Sì, perché lo conosci? Lo conosco? Hai chiesto se lo conosco? Fa parte della ciurma di Shanks! Aspetta. Ah, ok, sì. Certo, certo che lo conosco, è il migliore! Aveva sempre tempo per qualche perla di saggezza pirata. Ma se il tizio la pistola? Vi siete frequentati? Credo. Già! Pazzesco. Se andate sul sentimentale, io ho davvero bisogno di un drink. Cioè, questo tizio stava di più con Rufy da piccolo, sì, che col suo figlio. La cantina è piena di vino. Perché non me l'hai detto prima? Perdonami, non posso dire niente. Zoro mi fa spaccare. Ho tutto quello che mi serve. No. No. Ah! No. Vabbè che Rufy c'ha uno stomaco d'acciaio, però... Manca fa così. Sembrano tutte delle segrete di un cimitero. Sto castello... Sto castello è tristissimo. Sono sicuro che qui ci sono quelli migliori. Oh. Ai, certo, pure quello, il cadavere levano. Mary è morto. 5 lame. Questa cosa l'ho già vista. Bene, bene, bene. A quanto pare sono entrati dei ratti nella nostra cantina. Lo dicevo che ti avevo già visto su un manifesto da ricercato. Tu sei Kuro. Ecco. Capitano dei pirati Kuroneko. Che figo! Aspetta, Krador è un pirata. Un pirata morto. Si dice ucciso da Morgan Manodasha. Un trucco ingegnoso che quel gotico imbecille ha contribuito a perpetrare. Presto ti renderai conto che nessuno interferisce con i miei piani. Tu dicevi, Naruto, che intrighi, gente che si conosce, gente che è imparentata con gente, ma qui, cioè, stai a capire? No. Qui è molto peggio, qui non è niente. Per esempio, il padre suo era nella ciurma di Shanks, non hai visto niente. Qui, veramente, non te puoi girare che ti ritrovi un parente che da dietro le spalle. Ah, stai zitto, già finisce la battaglia. Come lo ammazza che è così veloce? Oh, non guarda a me, io non sto combattendo. Cazzo. Poraccio. Mi tramortisco da solo, giuro. Lui cos'è? Un Wolverine che non ce l'ha fatta? O che ce l'ha fatta troppo, si è dimenticato di limarsi le unghie. Dei corpi, questa volta all'esterno della casa, e non lasciate tracce. E Usopp invece è scappato. Non importa. Ma potrebbe rovinare il piano. Lasciamo che racconti quello che vuole, tanto non c'è nessuno che gli crede.
al lupo al lupo. A parte la padrona. Comunque si erano liberati del cadavere, solo che l'avevano fatto male. Non l'aveva ucciso qua. No. Gli ha detto stavolta liberatevi del cadavere all'esterno. Possiamo cercare un accordo per la caravella? Accordo? Una nuova lira? Non lasciare che Krador o chiunque sia decida per la tua vita. Sei più forte di quanto credi. Non dimenticare il cuscino. Nami a letto. Ce n'avevo pure una quando ho visto. C'era. Come si chiama il protagonista? Rufy. Che parlava con quello lì roscio. Da piccolo. Shanks. Dammi un'altra Shanks. Oh, lentino sto episodio, però, eh. Ha rimesso i gioielli a posto. È molto tranquillo. E poi tutto questo buio mi sta dando fastidissimo. Devo spingerlo io. Oh, perché sei grosso il doppio di me e sveglio la metà. Ai. Ai caramba. Ma scavare una fossa. Chi ci hanno buttato? Zoro. Zoro. Peccato dar via delle così belle spade, però. Non dobbiamo lasciare tracce. No, mamma mia. Si può essere più stupidi? In teoria se le voleva tenere lui. Addirittura si è seduta, si fa proprio portare. Non male che era lei quella con più cervello. Cazzo. E chi te crede? A chi ti si incula adesso? Vai a cagare. Probabilmente nell'anime lo spiegava meglio perché gridava sempre al lupo al lupo, perché così non ha senso. Cioè, perché gridare al pirata se non c'erano? Quindi probabilmente nell'anime lo spiegavano. Forse perché sperava che tornasse il padre a casa, non lo so. Che voglia di rivedermi tutto l'anime? Mi lasci! Di nuovo la stessa storia, banchina. Va in giro a dire che ci sono i pirati. Tieni a bada tuo figlio, prima che si metta seriamente nei guai. Ehi, e ci sarà papà insieme a loro. Ecco, presto visto, casa, sapevo. Che splendida notizia, Usopp. Ma lo sai che, anche se non dovesse tornare... Tornerà, so che tornerà, e tu comincerai a stare meglio. Hai ragione. Hai proprio ragione. Ed ecco perché è così affezionata alla ragazza, che anche la mamma era malata. Mamma. I pirati sono qui davvero, perché nessuno vuole credermi. Certo, un conto se lo facevi da piccolo, un conto da grande. Cazzo. Io ti credo. A posto, allora va bene. Che cazzo. Cazzo, pensavo si risolvesse in questo episodio, no. Invece no. Ai ai ai, ai ai ai. Però è un po'... Cioè, se non finiscono neanche un nemico ad episodio... Quanti episodi sono totale? Ce ne mancano altri 5. Due episodi solo per sto nemico? Vabbè, faranno uscire altre stagioni. Arrendiamoci, fidiamoci di come se la sono gestita. E per questa puntata è tutto, ci vediamo per la prossima puntata per vedere come finisce la storia del villaggio di Usopp. E niente, come al solito fateci sapere che ne pensate nei commenti, lasciate like, iscrivetevi e ci rivediamo alla prossima puntata. Ah, e fateci sapere come sono sti nuovi microfoni. Ciao!